spettatori, un'altra puntata di grande interesse, come tutte quelle che abbiamo realizzato finora, in base almeno agli ascolti che sono andati davvero al di là delle nostre più rose previsioni e in base anche al feedback che abbiamo avuto con i telespettatori nelle varie regioni italiane. È un'altra puntata di una serie che sta avendo, come quella dell'anno scorso, un notevole successo, che è appunto quella su cosa fare e come con i fondi del Recovery Fund. Perché abbiamo fatto questo ciclo di trasmissioni? Perché il Recovery Fund, per la dimensione delle risorse, ma anche per l'impostazione diversa che ha dato l'Unione Europea, proprio il modo di intendere l'Unione, rappresenta secondo noi una grandissima opportunità per tutti i paesi europei e in particolare più l'Italia, per l'Italia, che è quella che uno ha subito di più gli effetti della grande recessione. E nell'ambito appunto di questo ciclo oggi abbiamo un altro ospite illustre, che è il dottor Pierangelo Albini, che è il direttore del settore dell'area, meglio, lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria Nazionale. È il suo intervento ad un importante appuntamento dell'associazione COINE, che è presieduta da Raffaele Morese, che è stato segretario aggiunto della CISL e sottosegretario al lavoro, in cui appunto si è parlato in questo importante appuntamento, che è stato peraltro partecipatissimo, proprio del Recovery Fund e appunto cosa fare e come. Il dottor Albini interviene su alcuni punti specifici, mostrando apertura nei confronti del dialogo con i sindacati e con le forze sociali, ma dicendo in sostanza che ovviamente questa fase nuova ha bisogno anche di una nuova contrattazione e ha bisogno di rivedere un po' i parametri del nostro sistema. Ricordo quindi il dottor Pierangelo Albini, che è responsabile dell'area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria Nazionale. Non lo perdete, perché è un intervento davvero molto interessante. Condivido con voi, ho piacere di condividere con voi tre riflessioni generali su questa sfida che abbiamo davanti e poi tre considerazioni sul tema del lavoro, che è quello sul quale in qualche modo mi è stato chiesto di dare un contributo e esprimere il punto di vista di Confindustria. Le tre considerazioni generali sono queste. Cioè, è chiaro che noi abbiamo davanti una sfida enorme, una transizione da accompagnare, difficile da intuire anche nei suoi destini, che ci offre una straordinaria opportunità. Ecco, in qualche modo io credo che sia una straordinaria occasione per ritrovare un po' anche le radici di questa transizione che noi dobbiamo fare, perché non diventi, diciamo così, una odissea nello spazio, ma sia in qualche modo una odissea omerica. Bisognerebbe riuscire a capire che abbiamo la necessità di individuare le ragioni verso le quali facciamo questo tipo di transizione, cioè una grande opportunità di immaginare un futuro diverso per questo paese. E questa è una riflessione eminentemente di tipo politico, no? Che richiama ancora una volta la necessità che un paese come il nostro abbia una capacità di un pensiero politico sul suo futuro, no? Complessivo, su come si immagina, su come si vede, di cui poi le parti che ne compongono la società possano riconoscersi. Questa è una grande opportunità ed è la prima che non dobbiamo perdere. La seconda è questa: ci costringe questo processo a superare una delle nostre principali difficoltà. Cioè, in fondo noi abbiamo un compito che ci costringe a mettere insieme, quasi fosse una matrice, no? Progetti che vanno su 4 piste europee, 6 missioni individuate nel documento delle linee programmatiche, i cluster, le politiche. Cioè, ci costringe ad aggregare dei progetti, a mettere insieme delle linee, no? Non quindi ad accatastare una serie di iniziative che non si parlino fra di loro, ma intrecciarle fra di loro,
renderle dialoganti. E io vi posso assicurare, per l'osservatorio molto modesto che ho io, che questa è una delle nostre principali difficoltà, no? Che è purtroppo una difficoltà di ordine politico e probabilmente dei processi con cui si portano a sintesi delle proposte di tipo politico. Si fa fatica a dialogare, si fa fatica a dialogare fra parti, fra ministeri, fra soggetti, si fa fatica a interconnettere le proposte. Invece la seconda parola su cui si gioca il futuro è proprio questa qui, della interconnessione, di mettere insieme le cose, di dare coerenza a progetti fra loro interconnessi. La terza questione che molti hanno evocato e che anch'io considero una straordinaria opportunità è poi quella di dare una capacità di execution ai progetti che noi riusciamo a mettere in campo. Oggi si usa dire così. Io penso però che questo sia veramente il nodo, no? Noi stessi ci stiamo interrogando sul fatto che sia necessaria o meno una struttura, virgolette, amministrativa parallela per dare esecutività ai progetti che un paese mette in campo e che avranno naturalmente una necessità di estendersi su un arco temporale anche medio-lungo, piuttosto che affidarla alla nostra pubblica amministrazione. Questo tema del rapporto fra la politica e la pubblica amministrazione deve essere affrontato in questa stagione. Non può essere eluso. Non possiamo ignorare che se la pubblica amministrazione non funziona, la politica non può fare il suo ruolo. Queste sono considerazioni elementari, no? Che magari le letture di fine Settecento, di fine Ottocento ripropongono, no? Ogni tanto quando commemoriamo degli anniversari legati a qualche pensatore, però è evidente che la politica non può pensare al futuro se non riesce a far funzionare con la pubblica amministrazione il contingente. E questa è una sfida che noi dobbiamo cominciare ad affrontare e dobbiamo affrontarla anche in questa stagione, non pensando, perché anch'io davvero non penso a questa cosa, che sia opportuno continuare ad affidarsi a iniziative estemporanee che trasferiscono altrove dentro la nostra struttura della pubblica amministrazione. Queste sono le prime tre considerazioni che mi sembra opportuno condividere con voi, anche se naturalmente mi rendo conto di non dire niente di assolutamente originale. Sui temi invece del lavoro, io vorrei fare una considerazione che parte da questo presupposto. Naturalmente nelle linee di indirizzo, no, si vedono già quelle che sono le tre grandi priorità sulle quali siamo chiamati a riflettere. La prima grandissima emergenza è quella naturalmente educativa, è quella di avere una struttura del nostro sistema educativo e scolastico dotato di una seconda gamba, quindi una seconda gamba professionalizzante, e questo naturalmente perché la nostra spina dorsale rimane comunque una spina dorsale manifatturiera. E quindi la nostra identità non va disconosciuta, va valorizzata, almeno fin tanto che non siamo in grado di sostituirla con un'altra struttura scheletrica dell'economia che possa reggere in questa direzione. Poi c'è un grande tema che è quello naturalmente di adeguare alle transizioni che stanno accadendo il sistema di protezione sociale, perché se noi dobbiamo trovare una motivazione, come dire, verso un futuro, non è quello di fare un paese, diciamo così, migliore in assoluto, ma di renderlo migliore, di renderlo più giusto, di quindi correggere molte delle distorsioni che ci sono già oggi e che le transizioni e la pandemia lasciano vedere. Quindi l'education, il sistema di protezione sociale del welfare che va ripensato, perché è stato pensato in una stagione completamente diversa da quella attuale, con una struttura economica e produttiva completamente diversa. L'universalizzazione va naturalmente vissuta con intelligenza, ma la sfida più grossa che abbiamo davanti è quella di accettare l'idea che il lavoro sta cambiando in profondità e che nutrire una nostalgia del passato che ci impedisca di vedere le sfide del futuro
diciamo, un lusso che onestamente non possiamo permetterci. Questo è il primo vero tema sul quale, diciamo, si deve costruire la possibilità di un dialogo fra le parti sociali e le forze politiche che sono chiamate poi di fatto a costruire i modelli relativi al futuro. Quello che io vedo in questo momento è sostanzialmente questa incapacità, questa grande difficoltà di fare i conti con quello che sta venendo avanti. Abbiamo una grande nostalgia di mantenere le strutture giuridiche, ma anche le strutture culturali del passato, pensando che possano andare bene anche per il futuro. Io penso invece che dovremmo adattarle, che dovremmo cambiarle rispetto a tre aspetti che dal mio punto di vista ci rendono assolutamente evidente la necessità di ripensare sia gli strumenti sia i modelli di relazione. Il primo è sicuramente il fatto che il contesto della globalizzazione, la terziarizzazione dell'economia, sposta in maniera significativa la centralità del rapporto tra, diciamo così, il capitale e il lavoro, sposta molto di più fra il capitale e il consumo. E questo fatto fra i soggetti che si occupano di lavoro deve essere un elemento sul quale bisogna assolutamente riflettere. Non si può pensare che la centralità di questo rapporto sia ancora l'unica chiave di lettura delle transizioni economiche e sociali di questo paese. Questo mi pare il primo aspetto. Il secondo aspetto, mi pare evidente, è quello che viene sempre di più in discussione, il concetto classico col quale noi abbiamo sempre raffigurato il lavoro, che è l'idea dello spazio e del tempo, cioè queste esperienze che abbiamo dovuto fare e che anche noi facciamo in questo momento. Fanno venir meno quella che è, come dire, le categorie logiche del rapporto di lavoro, che sono lo spazio e del tempo, con il quale noi dobbiamo fare i conti. I filosofi ci parlano di infosfera, però c'è una dimensione anche culturale di posizionamento nuovo rispetto al lavoro che va ripensata. La stessa distinzione fra autonomia e subordinazione è un concetto che sta facendo vedere, come dire, la sua età, che fa fatica a incorporare dentro le logiche del passato. E in questo senso non possiamo pensare di riconfigurare il mondo del lavoro ignorando i nuovi modelli di business, le nuove transizioni, le nuove trasformazioni che stanno avvenendo. Questo non vuol dire assolutamente che noi si debba andare verso una come dire, una totale acquiescenza alle trasformazioni di un certo modo di intendere l'economia, la finanziarizzazione dell'economia, il liberismo. Ma dobbiamo però confrontarci con questi strumenti, confrontarci razionalmente per capire se riusciamo a dargli un equilibrio, se riusciamo a dargli un suo senso, anche nella tutela del mercato del lavoro. La tutela del posto del lavoro, prendersi cura del lavoro anziché del posto di lavoro come unico totem sul quale abbiamo costruito tutti i sistemi di protezione sociale e la regolazione dei rapporti di lavoro. Ecco, io penso che queste sono le grandi sfide che abbiamo davanti. Sì, concludo così, poi c'è spazio naturalmente anche per il contributo degli altri, però io penso che davvero queste siano le sfide. Io credo che a noi è chiesto un grande sforzo di intelligenza nella relazione con le organizzazioni sindacali, nelle relazioni con chi è chiamato a scrivere queste norme di legge. Io credo molto che noi si debba, lo dicevo all'inizio, no? Ricordarsi un po' le nostre radici, no? In fondo l'Odissea omerica è un ritorno alle radici di Itaca, a un'idea che noi abbiamo costruito e che è presente nella nostra cultura, di cui molto spesso dimentichiamo le radici, che affonda, come dire, nell'idea di mercato, che è un'idea completamente diversa da quella del capitalismo, e che in qualche modo noi dobbiamo in qualche modo preservare, perché questa è la nostra identità, questo è quello che ci ha permesso di costruire un sistema di relazioni sociali di un certo tipo, di relazioni sindacali di un certo tipo, di strumenti giuridici di un certo tipo, di un sistema di protezione sociale di un certo tipo. Credo che noi tutti vogliamo una società più coesa, più giusta, più giusta, più giusta, più equa, e dobbiamo fare la fatica di
reintrodurre oggi, anche attraverso tutti questi strumenti, soprattutto lì, le condizioni per aggiustarla gradualmente. Ci vorrà del tempo, però dobbiamo cominciare ad affrontare questa stagione. Noi fino adesso abbiamo considerato solo l'emergenza, abbiamo ingessato le situazioni, abbiamo mantenuto, come dire, un telo sopra la testa come se fosse una tempesta di sabbia, pensando che una volta che fosse finita la tempesta, togliendo il telo, tutto potesse tornare come prima. Purtroppo non credo sarà così, per cui è da tempo. Noi abbiamo presentato un documento a marzo in cui si diceva: ragazzi, cominciamo a ragionarci, cominciamo a vedere cosa ci sarà dopo, cominciamo a costruire le cose per il futuro. Ecco, io penso che nel momento in cui dovesse cominciare a prevalere più il desiderio di un futuro migliore che la nostalgia del passato, ecco, allora forse lì si creano le condizioni per aprire una stagione che non può esserci imposta da nessuno, del dialogo, della concertazione, della costruzione insieme di una responsabilità futura, che postula comunque almeno la condivisione dell'orizzonte verso il quale andiamo. Penso che questa qui sia una grande sfida, una grande opportunità. Ecco, io spero che davvero anche a Confindustria, con tutti i suoi difetti, che ne ha sempre tanti naturalmente, però possa dare un contributo in questa direzione.